Marco Platania ha 59 anni e ha sempre avuto un sogno, diventare un medico. Ecco perché 3 anni fa si è laureato in medicina e adesso sta frequentando il corso di formazione in medicina generale. Voglio arrivare alla pensione come medico di famiglia, ci ha detto quando l'abbiamo incontrato. Ecco la sua storia. Io mi sono laureato da poco, nel 2015, ho cambiato proprio completamente lavoro, prima facevo tutt'altra cosa, ero dirigente di un'azienda di ristorazione collettiva e ho deciso così, proprio per arrivare alla pensione, di proseguire un sogno che avevo intrapreso ormai anni or sono, per cui diciamo ecco quello che mi interessava di più era fare il corso di formazione medico in medicina generale. Sono in sovrannumero senza borsa di studio. Io essendomi iscritto nel 78-79 e ho potuto recriminare perché quando mi sono iscritto io diciamo non serviva per fare il medico di base, cioè bastava la laurea per poter fare il medico di base e prendere la famosa mutua come era una volta. Oggi invece va fatto obbligatoriamente questo tirocinio di 3 anni e per fare questo tirocinio bisogna vincere un concorso, per cui ho partecipato al concorso di 70 borse di studio, non sono rientrato fra i vincitori della borsa di studio, però facendo una domanda alla regione, c'erano 14 posti in sovrannumero, la regione mi ha dato risposta positiva e affermativa e quindi mi sono potuto iscrivere, però senza borsa di studio. Gli obblighi sono gli stessi, identici degli altri colleghi. Soddisfatto del percorso che ha fatto fino adesso o si aspettava qualcos'altro? No, io sono soddisfatto anche perché per me diciamo serve molto fare un ripasso perché avevo cominciato anni or sono, quindi determinate materie mi erano andate un po' nel dimenticatoio, quindi per me è stato molto utile cominciare questo corso e riprendere anche in mano i libri perché vedo insomma che ci sono delle pecche. La medicina è andata avanti, io sono rimasto un po' al medico di base vecchio stampo. Per esempio qualche cambiamento che ha riscontrato? Il cambiamento che ho riscontrato innanzitutto è che dal medico di base prima ci si andava soltanto per farsi fare delle ricette e quindi questa mentalità ha portato sì a far sì che diciamo, tanti si allontanassero dalla medicina di medicina generale o che il medico di base o di famiglia venisse visto come un medico di seconda linea e di seconda scelta. Invece per me è un'importanza primaria, diciamo, perché è proprio il primum movens che poi muove tutte le altre branche della medicina. Insomma. Cosa pensa della possibilità di equiparare il corso di medicina generale a una scuola di specializzazione universitaria? Secondo me la cosa è importante e positiva soprattutto per i medici che verranno a formarsi nel prossimo futuro, perché così perlomeno viene equiparato questa specializzazione, perché è una specializzazione, quasi al medico di medicina interna.